E bella a tutti ragazzi, siamo i Pirla SV e benvenuti nel mondialito più grande d'Italia. Come potete vedere davanti a me ci sono tutte le maglie della Serie A 2022-2023. Quest'oggi ci saranno appunto 20 partecipanti, ciascuno rappresentante una di queste squadre. E chi vincerà questo mondialito qui su Pirla SV sarà anche la squadra che vincerà lo scudetto quest'anno. Quindi attenzione, iscrivetevi al canale, perché quando raggiungiamo qui su Pirla SV 1,5 milioni di iscritti faremo anche mondialito con tutte le squadre della Champions League. Quindi mi raccomando, spaccate il tasto di iscrizione qui sotto. In questo video vedrete tutto il mondialito fino alla fase finale. La finale, il vincitore finale lo scoprirete quindi nel prossimo video che uscirà qui sul canale. Detto questo, andiamo a presentare tutti i partecipanti al mondialito sulla Serie A più grande d'Italia. Iniziamo col portiere, signore e signori, con la maglietta della Roma, Antoine. Ne parlerà tutte, vedremo. Andiamo in ordine alfabetico, Atalanta. Eccolo qui il nostro giocatore, carico per portarsi a casa una qualificazione in Champions League, vedremo. Seconda squadra, il Bologna. Aspettate, sono io il Bologna, ok. E andrò a vincere questo mondialito, Bologna campione d'Italia, ok. Ma adesso andiamo con una neopromossa, la Cremonese. Grande ritorno di un vecchio personaggio dei nostri video, Isma. Lo chiamavano Pisolo, farà tanti gol di testa, vedremo. Dopo la Cremonese, se non erro, c'è l'Empoli. Mamma mia ragazzi. E allora entra anche l'Empoli. E adesso una sorpresa dello scorso anno, vediamo se quest'anno farà meglio di prima. La Fiorentina, la prima big di questo mondialito. Facciamo entrare Gnabry, facciamo entrare l'Inter. L'Italia siamo noi. No, eravate voi. Pogba, Di Maria, sono solo alcuni dei nomi di questa grande squadra quest'anno, la Juventus. Eccolo qui il nostro juventino, puoi accomodarti bro. Una delle due squadre della capitale, la Lazio, e sarà Gigi il capitano della Lazio a rappresentarla. Faccia lo stemma, vediamo come si piazzerà. E adesso, grande sorpresa, ci sarà Seawolf a rappresentare il Lecce, che ha tradito la sua Roma. No, l'ho messa solo in lavatrice, ho sbagliato qualcosa. Facciamo entrare i campioni d'Italia, campione del pallone d'oro di YouTube Italia, con il Milan, Off Samuel. Eccomi qua a vincere un'altra competizione. Vedremo direttamente dalla prima categoria, vediamo se arriverà al primo posto. E adesso un'altra neopromossa, il Monza di Gagliani, di Berlusconi. Ragazzi, oggi portiamo il Monza in Champions. L'ha detto ragazzi, il signor Savage, che può accomodarsi in area di rigore anche lui. Direttamente dal meridione, il Napoli. Hanno dato l'addio a Koulibaly, a tanti giocatori, anche a Mertens, ma è qui per riqualificarsi in Champions League. E adesso la Roma, che quest'anno si è fatto un grande squadrone, Dybala, Wijnaldum. Grandi nomi, non si è neanche presentato, mannaggia lui. E adesso una squadra che l'anno scorso si è salvata per il rotto della cuffia, la Salernitana, che sta entrando, vediamo se sarà la sorpresa di questo mondialito. Ora l'unica squadra di Genova che è rimasta in A, facciamo entrare la Sampdoria. Guardatela in tutta la sua altezza, che non esiste. Nero Verdi, facciamo entrare il Sassuolo, che è venuto qui in cerca di gloria. E adesso maglia bianca, facciamo entrare lo Spezia, che se non retrocede quest'anno non retrocede mai più. Già con una voglia, un'energia incredibile, eccezionale. Mancano tre squadre. Facciamo entrare i Granata, facciamo entrare il Torino, che verranno rappresentati da Gladiatore Giallorosso, che quest'oggi sarà Gladiatore Granata. Ora facciamo entrare l'Udinese e l'Hellas Verona, le ultime due. Ecco qua Totò di Natale Prime. E abbiamo qua Simeone. Simeone ragazzi. Bene, vado in campo anch'io, cominciamo. E regà, prima di partire ci teniamo a ringraziare il campo ASD Città di Acilia in via Ludovico Buglio 22. Grazie mille. Allora ragazzi, siamo pronti? Sì! Puoi andare in porta. Primo turno di questo mondialito, siamo in 20. Passano al turno successivo i primi 14 che segnano, per cui verranno eliminati gli ultimi 6, ok ragazzi? Che questo mondialito abbia il suo inizio. Rinvio in mezzo molto particolare da parte di Antoine, che manda la palla a destra. Allora potete vedere tutte 20 le squadre che corrono, tranne me ragazzi, perché non c'era il telecronista. Lo farò io, ma appena qualcuno segnerà entrerò in campo. Allora occhio l'Udinese, che ha il pallone, l'Hellas Verona, Simeone. Che gol, Simeone. E l'Hellas Verona è la prima squadra a passare questo turno. L'applauso da parte di tutte le altre squadre. Che cosa abbiamo visto? Subito abbiamo il gol più bello di YouTube Italia 2022. Allora un applauso all'Hellas Verona, che passa il turno. E allora si può ripartire, vai Antoine.
Rimangono altri 13 posti. Allora attenzione l'Udinese che ha il pallone. Mamma mia, veramente incredibile. Sarebbe molto difficile fare gol con un muro del genere. Mamma mia, non ho mai visto un mundialito così grande. Attenzione il Napoli, si fa rubare il palla dall'Empoli che prova. Tiro smorzato, palla fuori. Che inizio bollente. E allora attenzione Antoine, vediamo come la rinvierà questa volta. Un bellissimo no Luca. Attenzione la Juve che cade già a terra. Calcio di rigore per la Juve. Anzi no. Attenzione Dybala sulla fascia. Potrebbe fare un cross in mezzo, è esattamente quello che fa. Allora occhio, Lecce con Sequel. Occhio, e la Lazio passa al turno. Golazzo di Gigi. E la seconda, un rapace, stiamo parlando di un'aquila. E allora Gigi è il secondo a passare questo turno. Rimangono 12 posti. Vai Antoine. Occhio allora il pallone in mezzo, vediamo chi ne approfitterà. C'è una mischia in aria, attenzione la Cremonese col pallone. Samuel, tiro murato. Occhio allora, ci prova Sassuolo da fuori. Che gol! Simo la butta dentro. E Sassuolo è la terza squadra a passare il turno. Ora portiere vai, buttala pure in mezzo. Ricordiamo che il Bologna di Pierino e l'Inter di Gnabry devono ancora entrare. Ma lo sapete, i fuori classe entrano dopo. Si avventa proprio lui il pallone d'oro. Vediamo che cosa farà, se ci delizierà con una delle sue tecniche. Occhio allora, cross in mezzo. Che diventa un gol di testa. Proprio lui, passa al Monza. Mamma mia, la prima neopromossa a passare il turno. Champions. Passa il Monza che vuole la Champions. E allora si va avanti. Occhio allora, palla in possesso dello scugnizzo napoletano. Attenzione, si fa rubar palla dall'Udinese. Udinese prova il tiro da fuori. Palla bloccata dalla Roma. Attenzione, la rovesciata attraverso il gol. Mamma mia, Tappin vincente, cosa è successo? E allora attenzione perché passa l'Empoli questo turno. Fin qua Gabri è stato dietro a filmare, adesso entra al campo anche l'Inter e saranno cavoli amari per tutti. Vediamo se Gnabry timbrerà subito il cartellino, mancano ancora pochi posti, regalo, in realtà ne mancano tantissimi. Occhio Gnabry allora, subito carico, pieno di energie, mamma mia guardate che corsa. Occhio al Lecce di Sequel che gli viene incontro, prova il mancino Gnabry, murata dalla Roma, tappi vincente, passa Isma, bellissimo gol. E allora un'altra new promossa che passa al turno, ovvero la Cremonese. Ci penso io. E allora ci pensa Isma. Ci penso io. Perfetto ragazzi, 6 sono impassati, altri 8 posti disponibili. Attenzione rinvio, Pierino si posiziona al ginocchio. Attenzione Pierino, palleggia, si prepara il tiro. Parato, rinvio del portiere. Attenzione, che cosa è successo? Passaggio del turno da parte della Roma. Chiariamo. Scusami, cosa è successo? Che? Rinvio errato del portiere, ho sfruttato l'occasione. Che rinvio errato? Ragazzi io ho sbagliato il rinvio. Ma che ma guardate la maglia qua! Ma guardate sti qua! Ma contro tutto e tutti passerò comunque il turno. Ok ragazzi, 7 posti disponibili. Dunque, Pierino rovesciata! Attenzione! Attenzione, la palla rimane lì! L'Udinese lo prova! L'Atalanta, attenzione! Ambulanza! Attenzione! Attenzione! Nel frattempo off Samuel si qualifica! 6 posti rimanenti! L'Atalanta, abbiamo bisogno qua di soccorso! A posto bro, ci siamo. I genitali sono importanti, eh. Però nel frattempo ha segnato Samuel. E quindi vale o no? Vale. Ragazzi, sono passato. Rimangono 6 posti disponibili. Forza, riprende questa mondialito di Serie A. Attenzione Pierino, rincorre la palla tutto solo. Punta la Sampdoria e Bologna. Attenzione, sarà lunga. Pier, attenzione. Smarca uno. Adesso davanti l'Udinese. Pierino non sa cosa fare. Numero incredibile di Pier. Prova il tiro! E c'è il gol di Pierino! Ha segnato! Il Bologna di Pierino! E qua ragazzi, lo leggerete anche in finale. Mamma mia! E passa così Pierino. Antoine di nuovo al rinvio. Palla alta. Gnabry la potrebbe stoppare la stoppa. Gnabry. Punta. C'è l'Udinese. Attenzione, salta l'Udinese. Gnabry salta. La Spezia! Prova un tiro che gli era uscito in un qualche video a Gnabry di sinistro, attenzione! Di pochissimo fuori! Ancora Antoine! Altro rinvio! Altro campanile! C'è la rete incredibile del Napoli! Al volo! E zittisce tutti! Il Napoli è passato, mancano 4 posti ragazzi. Attenzione stop dell'Udinese, bellissimo controllo. Ma c'è sempre la Fiorentina che prova il tiro. Magnifico gol da parte della Fiorentina, che se l'è meritato perché l'ha sudato fin qui, se l'è giocata. Grandissimo gol, complimenti, bravo.
qui ci potrebbe essere un clamoroso rischio da parte di Gnabry, perché mancano tre posti, e ci sono ancora tante squadre in gioco. Attenzione, stop incredibile, Torino! Tiro inaspettato da parte del Lecce. Chiesa, ritorno dall'infortunio. Chiesa, ancora dribbling. Chiesa! Non aveva fatto nulla fin qui. Prende il pallone e ci pensa lui, proprio lui. La riparte Antoine, attenzione, due posti disponibili. Occhio perché Gnabry rischia, e proprio Gnabry al pallone deve difendere la sua Inter. Attenzione, vediamo, c'è Sikol in mezzo che non riesce a prendere, prova il tiro fuori da Gabri, ma si riprende con Antoine che butta il pallone in mezzo. Allora attenzione alla Salernitana che addomestica il pallone, attenzione, gol! E l'Atalanta passa al turno, nessuno se l'aspettava, gol, gol! E allora occhio perché rimangono in sette, rimane un solo posto, e allora Gabri rischia l'eliminazione, non può più sbagliare. A tutti da casa, state tifando per lui, e allora forza Gnabry, tutto il team Pirla Svu è con te. Ne salta uno, attenzione, vediamo se salta anche il secondo, no, perché è molto affamato, il secondo non lo salta mai. Allora attenzione Gabri, torna indietro, occhio, allora può provare il tiro da fuori di poco a lato, che sfiga da parte di Gabri. Può provare il tiro da fuori, attenzione, l'Udinese, De Lupeo, prova a passare il tiro, la Salernitana di Rapina che passa questo turno, la Salernitana che si salva sempre per il rotto della cuffia all'ultima giornata passa. Allora Gnabry eliminato, ma il lato positivo è che non sparisce dal video perché sarà lui a commentare. No, non vuole far neanche quello, molto bene, vabbè, in qualche modo faremo. Passiamo al secondo turno. Andiamo con questo secondo turno, allora sono rimasti in 14, al turno successivo passeranno i primi 9 che faranno gol, ne verranno quindi eliminati 5, per cui Antoine scodella il pallone in mezzo. Io come sempre entrerò con un po' di ritardo, prima dobbiamo sistemare le riprese e tutto quanto, attenzione, colpo di testa dell'Empoli che però non entra, allora ribatte in mezzo al portiere, mamma mia che mondialetto, il mondialetto infinito. E allora attenzione il Monza di Gagliardi, di Berlusconi che vuole vincere la Serie A, la sua prima partecipazione, occhio a Samuel, il pallone d'oro che passa al turno con una velocità impressionante, mi ha ricordato Usain Bolt, stesso colore, stessa velocità. Samuel avanza al terzo turno. Riparte Antoine, entra in gioco Pierino, palla che viene rinviata ancora sulla testa dell'Empoli. Altro rinvio da parte di Antoine, stoppa la palla in maniera meravigliosa la Fiorentina. Ma che giocata da parte della Fiorentina, che passa il turno in maniera meravigliosa. Cosa vuoi dire? Niente, ho avuto culo. Antoine, invio, Pierino c'è, controllo, attenzione Pierino, in qualche modo Isma, la Cremonese c'è e lo ha dimostrato in questo turno. Un'altra mossa, sono io. La Roma che gestisce palla in maniera egregia, direi. Roma, cross in mezzo per la testa di Pierino, ma che palla incredibile, e c'è Gigi della Lazio, la Lazio perde l'attimo, ma ancora lui ne smarca tutti, ma prova il tiro, non gli riesce. E Sassuolo prova il tiro da fuori, carambola, e c'è la rete del numero 99, Pierino. Hater, volevate che usciva Pierino, non lo vedete, lo vedrete alzare il trofeo. E allora andate, e là si riparte, attenzione perché rimangono in 11. Attenzione, allora possono ripartire, occhio, e segna la Salernitana, passa il turno clamorosamente ancora la Salernitana. E allora batte Antoine, attenzione, sono rimaste 9 squadre mentre i posti disponibili sono 4. E allora Sassuolo domestica il pallone, sarà lui il primo a passare, lo scopriremo tra poco. Attenzione di attacco, l'Atalanta, Josip Ilić, un gol dei suoi. E allora passa il turno la Dea, la Dea che di solito ha molti capelli, non in questo caso, ma attenzione, rimangono in 8, 3 posti disponibili ancora. Allora attenzione, batte Antoine in mezzo, palla per il Sassuolo, attenzione, prova il tiro da fuori, che gol! Simone passa il turno, occhio, ancora 2 posti disponibili, rimangono in 7 come le 7 sfere del drago che servono per esaudire il desiderio di vincere questa Mundialito Challenge, la più grande d'Italia, solo su Pirla Svu, ricordiamo.
Occhio, Monza contro Empoli, bellissimo tiro e la porta dentro. Dove l'ha messa il nostro Savage? Scusate. Che gol! Scusate, scusate. E nei momenti decisivi il Monza salta fuori. E allora attenzione, sono in sei, rimane un solo posto. Chi segna passa, tutti gli altri eliminati. Però occhio alla Roma di Mourinho, bellissima finta. Ma la Lazio, attenzione, spintonata. Calcio di Evolevi, perché non è niente, non è fallo, non c'è stato nessun contatto. Attenzione allora Napoli che domestica il pallone. Vediamo se prova il tiro da lì, traversa e gol, non sa neanche lui come ha fatto. La Juve è fuori, la Roma è fuori, la Lazio è fuori, ma Napoli no, passa proprio a lui. E allora eliminati tutti gli altri, si va al terzo turno, ne sono rimasti 9, compreso sottoscritto. Sono rimasti i 9, ma in questo turno passeranno solo 5. E questi 5 quindi accederanno alla fase finale, che sarà nel prossimo video. 3, 2, 1, let's go! Sono rimasti Pirino, Samuel, Isma, Cremonese, Sassuolo, Salernitana. Intanto c'è la Fiorentina anche, va Pirino subito, va di rapina, sfiora il palo. Pirino si dispera e allora Antoine ricomincia da lì. Palla per il Sassuolo, Lancioni, la piazza lì ed è il primo ad accedere alla fase finale. E allora ancora Antoine, va il passaggio in mezzo, prova lo scorpione Pirino, l'aveva beccata e passa Isma che passa. La Cremonese si conferma insieme al Sassuolo in finale. Quando c'è la Cremonese bisogna abbassare le pretese. Sono rimasti solo 3 posti. Samuel e Pirino non sono ancora passati. Vediamo cosa accadrà in questa sfida. Palla corta, prova Samuel a stopparla. Samuel! E passa clamorosamente la Fiorentina. Samuel viene scippato e passa la Fiorentina. Rimangono queste squadre solo 2 posti per accedere alla finale. Antoine. Attenzione, va di testa, c'è Pirino. Samuel! Passa anche lui. Passa il Milan alla fase finale. Siamo, ora manca solo Pirino e siamo al completo, dai. E qua l'ansia per Pirino. So cosa si prova a essere fra quelli lì. Io purtroppo non sono passato. Un solo posto, ricordiamo. Palla in mezzo di Antoine. Tutti, c'è una mischia. Va Pirino. La serenità, tira un calcione a Pirino. Allo spazio. Va avanti, prova la finta Pirino. E c'è il gol. E passa la fase finale. Pirino! Haters, mi rivolgo ancora a voi, volevate, Pirino, non muore, mai! E allora, questo video finisce qui, rimaniamo in 5. Ti rimangono Sassuolo, Cremonese, Milan, Bologna e Fiorentina. Una sola squadra diventerà campione d'Italia. E lo vedrete nel prossimo video, quindi ragazzi, mi raccomando, state connessi. E quindi, noi ci vediamo al prossimo video. Bella! Alla finale! Si parte con questa finale, clamoroso! Vale anche riqualificarsi! Miracolo di Antoine!